Sì, io tanto ringrazio, anche se a quest'ora ovviamente bisogna cercare di essere sintetici, e mi collego al ragionamento che si sta facendo adesso. Ovviamente quando uno prepara diciamo così un intervento anche secco e breve, ha delle idee, poi giustamente viene stimolato e nella fase diciamo così operativa gliene vengono in mente delle altre, per cui parlo un po' a braccia e mi collego un po' al ragionamento di prima. Intanto credo di poter dire, e sono tanti anni che lavoro nel settore della sicurezza, quasi 36, che il Comune di Genova, e il fatto è testimoniato da questo convegno, ma non solo da questo convegno, ha sviluppato in questi ultimi anni, in generale per tantissimi anni, ma in questi ultimi anni veramente una capacità da parte di tutti i dipendenti e di una serie di quote di soggetti veramente altissima sotto l'aspetto culturale e operativo su questi profili. Non a caso, diciamo così, la sintesi, una delle sintesi di questo convegno, ma il fatto che ci siano tanti colleghi, ci siano tante potenzialità e anche tante effettività è importante. Potrei portare almeno una decina di esempi diciamo della mia area che testimoniano questi sviluppi e queste capacità. Una ad esempio è la risposta, che in questo momento ha già avuto dei finanziamenti extracomunali, al ragionamento che lei qualche minuto fa faceva. La costruzione cioè di un nuovo centro che noi chiamiamo network, ma è più di un network, è una rete infoconoscitiva raccordata e che si raccorderà poi anche all'aspetto comunicativo e alla cittadinanza, oltre che a tutti i profili operativi, che determina in parallelo per cui un centro operativo che noi chiamiamo NIE, che ha la possibilità, legato all'attuale centro operativo centrale, che è in questo momento al decimo piano del Matitone ed è gestito dal sistema della Polizia Municipale, e che va a assicurare tutta questa serie di elementi nuovi e che sono termine, oltre che di convegno, di ragionamento e per cui di Smart City. Per cui al ragionamento che è stato fatto prima, la domanda che è stata fatta prima, il Comune di Genova si sta appunto attrezzando e con una serie di finanziamenti per acquisire questo sistema informatizzato, questa banda logistica, questa piattaforma, ma anche questa cultura, questo modo di ragionare nuovo, che è questo nuovo centro operativo che ha dei profili scientifici, non operativi strettamente, che permetteranno appunto di svolgere per le tantissime emergenze questo tipo di ragionamento. Sulla base di questo contesto, di questo aspetto, già sul campo ci sono delle misure e delle procedure e delle attività con Elsa e con altre aziende in questo momento operative. La città di Genova è costituita, il territorio, da oltre 250 frane, mi dicono i tecnici, che possono essere attive. Di queste 250 frane attive ve ne sono un certo numero che sono già oggi sottoposte a verifiche e monitoraggi di vario genere. In questo momento si sta lavorando appunto con una serie di imprese importanti del settore, Elsa e Selex sono due elementi fondamentali di questo ragionamento, per analizzare, sviluppare, produrre diciamo così conoscenza scientifica e poi dare delle risposte in tempo reale, per cui attraverso i moderni mezzi di comunicazione e relative attività connesse. Un'altra cosa che è stata importantissima, che è nata da eventi critici ma che ha determinato credo uno sviluppo nell'arco di pochi mesi, è il fatto che noi abbiamo costituito a livello genovese, e si parla di una rete di circa, stimate di circa 10.000 chilometri di rete sotterranea, l'acquisizione della banca dati cartografata del sistema del sottosuolo. Sono dati aperti per le grandi utenti e si stanno aprendo per i piccoli utenti, cioè per i cittadini. Siamo in fase di evoluzione, nei prossimi mesi svilupperemo anche questo tipo di attività in modo indifferenziato per i grandi utenti, in modo differenziato per i cittadini, ovviamente per ragioni di sicurezza. Questa è già una realtà che permetterà, tra l'altro, di garantire quell'aspetto innovativo e di sicurezza che è uno dei fondamentali aspetti che sappiamo tutti il governo ha portato come punto fondamentale di innovazione. Da questo nascono appunto a livello scientifico ma anche a livello di rapporto con le aziende, di partenariato con l'università, proprio dei profili operativi e delle aspettative da parte dell'ente, in quanto sappiamo tutti che la gestione del territorio, del sottosuolo è un bene limitato e fondamentale che garantirà e dovrà dare per il prossimo futuro alla città di Genova veramente uno sviluppo non indifferente. Un punto secondo me che dovrebbe essere sviluppato
Ritengo sulla base di un, faccio un esempio molto pratico, quando una persona va a comprare un autoveicolo, gli si dà l'autoveicolo e a fianco e insieme all'autoveicolo gli si dà un manuale operativo, concettuale ormai, e non solo virtuale ma anche effettivo, di cosa ci si aspetta dal mezzo. Dal ragionamento di stamattina e da quello che poi oggi i tecnici sicuramente diranno nelle tavole rotonde aperte, secondo me il tema fondamentale, uno dei temi fondamentali che dovrà essere sviluppato e che credo che la parte governativa potrà veramente dare una grossa mano per fare in modo che gli aspetti innovativi nuovi siano effettivamente importanti, sia il fatto che a fianco del ragionamento tecnologico che esiste già, delle opportunità tecnologiche che sono già fortemente diciamo così valenti sul territorio, perché l'aspetto tecnologico è importante ma è già forte, certo. Vi sia la necessità di ragionare compiutamente con tavoli scientifici, qui all'università è un elemento secondo me principe fondamentale, per capire di cosa ci si aspetta, quali sono le, diciamo così, aspetti innovativi e cosa può determinare i nuovi strumenti. Perché se no si rischia di dare aspettative che rischiano poi di essere tradite. E faccio un esempio pratico e chiudo. Alla fine degli anni 70, come studente, ricordo che venne portato e veniva portato in tutte le università, dall'aspetto dello studio politologico dei sistemi, il sistema jugoslavo. Era portato in tutte le sedi, in tutte le università, come sistema principe di cogestione e di copartecipazione democratica. Ricordo che era una base fondamentale da ragazzi. Ci può mandare il link che sì, lo pubblichiamo? Cercare, ci sono anche delle pubblicazioni in questo senso. E poi abbiamo visto purtroppo cosa ha determinato nella realtà il sistema jugoslavo, no? Allora io dico in parallelo, oggi abbiamo una fortissima possibilità di fare innovazione e la faremo. Abbiamo la possibilità di renderla cogente, interattiva con i cittadini, però bisogna anche, soprattutto con i grossi sistemi, e i tecnici oggi secondo me nelle prossime settimane, nei prossimi mesi di discussioni potranno veramente fare la loro parte, dare questa possibilità, ma gli strumenti nuovi devono essere altrettanto calibrati, ragionati empiricamente, per capire veramente con lo strumento e non creare false aspettative su cosa lo strumento tecnologico può veramente dare e su cosa ancora non può dare. Cioè. Perché leggendo le pubblicazioni del settore, e io non sono un tecnico puro, mi pare di capire che questo profilo sia fortemente innalzato ma non sia ancora chiarito. Per cui, e chiudo veramente, la possibilità di predisporre, io parlo da burocrate nel senso alto, dei protocolli, ma magari non sono protocolli, dei modi di intendere, di agire, legato alla macchina, legato allo strumento, legato alla tecnologia e di cosa si può utilizzare sul territorio, sono altrettanti elementi, secondo me, certo, che potranno veramente determinare tra acquisire un elemento di qualità oppure non un elemento di qualità.